della tua esistenza. Perché fate veramente schifo. Qualsiasi cosa per la mia principessa. One, two, three, four. Su, su come me, noi ci muoviamo. Su, su come me, noi non molliamo. Su, su, sempre su, noi siamo cool. Su, su le nuvole, saltiamo boom. Su, su come me. Ok, Amelie, per oggi abbiamo finito. La prossima lezione cominceremo a registrarla? Sì, certo. Hai già un'idea per lo show? Lo show? Quale show? Io so che per vincerla basta cantare. E poi la giuria non resisterà. Io sono Amelie. Amelie, questo concorso è molto importante e ci sono davvero tanti concorrenti. Cioè, devi capire che al giorno d'oggi fare successo semplicemente cantando in un microfono su un palco è veramente difficile. Toh, guarda, questa è la bambina che ha vinto lo show lo scorso anno. Ma lo show inizierà tra un mese. Se veramente vuoi vincere questo concorso, la tua performance deve spaccare. Si cercano ballerini talentosi per partecipare ad un concorso. Il talento per contarci nelle sue canzoni. Per fare queste acconciatore strane. Ah, bella questa. Voi siete strani qui. Io ho 4 milioni di iscritti e loro piacciono le mie canzoni. Siete solo invidiosi. Invidiosi? Ma che ti chiedi di essere? È una grande. Guarda che nessuno sa delle tue canzoni. O della tua esistenza. Ah, bella. Amalia, mi ha chiamato maestra di musica. Ha detto che hai saltato lezione e non rispondi al telefono. Basta con queste cavolate! Ma non eri tu che volevi diventare una cantante? Mi sono accorta che il mio sogno era una sciocchezza. Ma la canzone? Il concorso? Ma ce l'hai messa tutta per farlo? Tanto non ho nessuna possibilità per vincerlo. E non ho un gruppo da portare al concorso. E poi delle mie canzoni non importa nessuno. Ma cosa ti è successo? Basta, mamma, devo fare i compiti. Sono i miei giocattoli di quando ero piccola. Li butto via. Vieni qua che ti faccio vedere qualcosa. Questo è un privato collegio di danza. Ma qui c'è scritto Severo Collegio di Danza. Sì, però loro ci abitano lì tutti e fanno solo la danza e sono sicura che loro aspettano una proprio come te. Sì, io lì troverò la mia squadra! Ma come faranno ad assumermi? Io non sono capace a ballare. Allora, innanzitutto tu sei capace a ballare. E poi, secondo,
Come fai a rinunciare il tuo sogno così facilmente se non provi almeno qualcosa? Ma è quasi la fine dell'anno! Di sicuro non mi assumeranno! Ma basta essere sincera! Dilli tutto così come c'è, racconti la tua storia, parla del concorso, vedrai che loro ti capiranno. E se fosse il concorso? Ottima idea! Io spaccherò questo concorso! Prendi anche tuo fratellino Donuts, lui ti protegge! Donuts? No, mamma! Adoro questo video e soprattutto questa canzone! Ma da dove sbuchi? Non so cosa mi faccia più paura, se la tua presenza o le cavolate che tiri fuori. Che vuoi dire? I cantanti non sanno ballare. Facendo qualche mossa si credono di essere dei grandi ballerini. Infatti, poi va a finire che cantano male e ballano peggio. Tipo così. È per questo motivo che cantano in playback, ingannando tutti i loro fan. Non credo che tutti cantino in playback. Chi se ne è? L'importante è che non vengano nel nostro collegio di danza. Un cantante non resisterebbe qui. Infatti, e ci darebbe solamente fastidio. Non dirmi che tu sei una cantante. No, ma figurati. Ma perché la attaccate? Come ti chiami? Sì, io mi chiamo Mercoledì, sì, e lui è il mio fratello Donat. Ciao Mercoledì. Ciao. Ciao Donat. Sai che hai un nome molto interessante? Io sono Emix, lei è Melania, lui è Gabe e lui è Neno. Siete venuti a studiare nel nostro collegio? Sì, dove trovo il preside? Vieni, ti faccio vedere anche tutto il collegio. Da quanto tempo che fai la ballerina? Ah, vuoi qualcosa dalla macchinetta? Qual è la tua mossa preferita? Vabbè, qua abbiamo gli spogliatoi. Ma la tua canzone preferita? Dove hai studiato? Ma lo sai che Non è Mercoledì è proprio bello. Tu giochi ai videogiochi? Qual è il tuo videogioco preferito? Ma qua abbiamo la classe. Ascolta, dov'è l'ufficio del preside? Ah, guarda, è proprio qua. Signor Piccolo, lei è Mercoledì e vorrebbe studiare da noi. Aspetta, che forse mi sono rotta la schiena. Senti, dobbiamo avere lo spazio per fare TikTok e le dirette. Quindi lì ci va il treppiede e qui ci va la lampada. Ciao ragazze. Perché ridete? Certo che non è proprio il massimo mettere il letto dietro alla porta. Sai, non sei l'unico che soffre qui con questi spostamenti. Melania ha deciso di spostare qui il set cinematografico. Sentite, finitela. Neno, prendi quell'angolo lì e tu, Emix, prendi questo. Portatelo fuori di qui. Mercoledì, io non ti posso accettare. Siamo alla fine dell'anno. Torni l'anno prossimo a settembre. Se non chiudiamo prima. E perché il collegio dovrebbe chiudere? Perché abbiamo pochi alunni e i genitori non vogliono che i bambini ballino tanto e studino poco. Ho un'idea per come salvare il vostro collegio! Cioè? Il suo collegio deve partecipare a un concorso per far vedere a tutti quanto sono bravi i vostri alunni. Guardi! Diciamo che una cantante cerca dei ballerini per il suo concorso. Quale cantante? Ariana Grande. Lei è molto famosa. Ogni scuola e collegio di danza deve inventare la sua coreografia per la sua nuova canzone.
Si immagini quanti ballerini vorranno diventare i vostri alunni, sapendo che il vostro collegio ha vinto il concorso di Ariana Grande. Ma le iscrizioni sono finite. Eh no, io ho mandato l'iscrizione giusto in tempo e me l'hanno accettata. Quindi? Tutto semplice. Io diventerò la vostra studentessa del collegio. Noi insieme parteciperemo al concorso. Vinciamo e bingo! L'anno prossimo il vostro collegio sarà pieno di nuovi studenti. Bene ragazzi, oggi ho due cose importanti da dirvi. La prima, siete stati presi per partecipare al concorso di Ariana Grande. Sì! Sì. La seconda. Oh! Avremo molto da lavorare e non so se ne usciremo vivi, perché fate veramente schifo. Vabbè. Intanto noi ringraziamo la nostra nuova allieva Mercoledì. Sì, grazie a lei parteciperemo al concorso. Grazie Mercoledì per la possibilità che ci stai dando. Ma visto che parteciperemo al concorso, il livello dovremo alzarlo. Quindi io vi distruggerò di prove. Adesso prendete posizione, vado ad accendere la musica e fatemi vedere un po' di freestyle. Grazie. Sai che è proprio figo che ti hanno ammesso. Mercoledì, ci vediamo dopo della lezione in ufficio, così mettiamo a posto i documenti. Certo. Mio nonno è un po' geloso, odia quando suo padre parla con gli altri. Neno è il figlio del preside piccolo. Mercoledì, Gabe, zitti e continuate a ballare. Sembra di conoscere la tua voce. Mava? Sì, mi sembra di averla già sentita da qualche parte. Neno! Cosa? Mi serviva solamente il gel per i capelli. Ma di nuovo! Grazie. Aspetta. Ma com'è che si chiama quella cantante che ascolti sempre su YouTube? Chi dovrei ascoltare? Io? Perché dovrei ascoltare quelle stupide canzoni per bambini? Come si chiama? Amanda. No. Alicia. Amanda? Oh, ma che fai? Magari è meglio che parliamo dei tuoi bellissimi capelli. I miei capelli sono belli naturalmente. E poi io ci metto uno spray apposta, così quando lo metto brillano e non prendono umidità. Wow, fantastico! Grazie! Quasi mi avevano scoperto, ma per fortuna ho chiuso il mio canale. Voglio un cane, voglio che giochi come un matto. Voglio un cane, voglio che corri insieme a me. Voglio un cane, voglio che diventi il mio cocco. Voglio un cane, mi piace Amanda! Nena, dove avete preso il quarto letto? Di solito si bussa alla porta prima di entrare. Allora smettila di fare quelle schifezze lì, per favore. Dimmi, dove avete preso il quarto letto? Ah, quello dici? Ce l'hanno dato le ragazze perché non avevano bisogno. E io e Gabe l'abbiamo reso un armadio bellissimo. Ed è anche un posto perfetto per fare dei pisolini dopo le lezioni. Non dirmi che sei stato qua tutto questo tempo. Oh yes! Voglio un cane, voglio che giochi insieme a me. Inizia a correre, perché se ti prendo, piccola peste. Spostati! Perché spostati? Oh.
stop. Adesso l'importante è mantenere il telefono nella stessa identica posizione perché dobbiamo cambiarci i vestiti, ok? Ciao ragazze! Ehi, Mix! Adesso come facciamo a montare questo video? E lo metto a posto subito! Hai rovinato tutto, perché sei così goffa? Ma lascia stare, tanto questo video non va più in tendenza. E tu cosa cerchi qui? Ecco una canzone di moda. Ehi, Mix! E Letta deve tornare subito a posto. Oh, uffa! Spiegami perché devo sempre occuparmi io di stiletti. Ma guarda che è colpa della nuova ragazza che è arrivata. Adesso dovrà dormire da noi. Melania, a letto! Oh. Oh, adesso dove le vado a fare le mie dirette? Oh. In effetti neanche a me piace sta nuova mercoledì. Anche mio padre si comporta in modo sospetto. Oh, qualcuno è geloso. È proprio duro essere il figlio del direttore. Devi sempre condividerlo con tutti. Ma cosa stai dicendo? Prendi sto letto. Oh, Nino! Oh, che male! Mi hai distrutto il piede. No, Nino! Ti è piaciuta questa puntata? Se sì, allora metti like e commenta qual è il tuo sogno. Ci vediamo nella prossima puntata di Severo Collegio di Danza. Ciao! Siamo giù, torniamo su, come me.